Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo sarà il video dei prodotti terminati di questo mese di gennaio. Ebbene sì, sembra proprio una settimana fa che stavo girando il video dei finiti di dicembre ed eccomi a girare i video dei finiti di gennaio. Questo mese pensavo che non avevo finito quasi niente, invece devo dire la verità che lo scatolo è bello pieno. Prima di iniziare con il video, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi su Instagram. Iniziamo subito. Lo scatolone è questo qua, infatti da come potete vedere è bello pieno. Mi avvicino una sedia, lo potevo fare anche prima ma lo sapete che non sono io. Se non faccio macelli mi adorate per questo, lo so. Allora, ho terminato. Non so se questo già ve l'ho fatto vedere, ma era d'obbligo farvelo vedere. Lian Burger Buns. Comunque questo qui di Prozzi, sono dei panini, vi lascio una foto, ma chi segue i miei spacchettamenti le conosce già. Io li amo. Siccome questo è l'unico prodotto che sicuramente avevo messo per la seconda volta, ma vi devo dire che acquistateli perché sono buonissimi, veramente vi salvano la cena quando non sapete cosa cucinare, ma anche a colazione con la marmellata Philadelphia. Volo d'arachidi, sono le 7:30 di mattina e ho appena finito di fare colazione, ma mi sta venendo di nuovo fame, quindi acquistateli perché sono davvero validi. Poi ho terminato questa confezione di riso scotti. Questo qui è fantasia di farro e benessere con cereali antichi, fonte di fibre, farro, riso integrale, grano, cappelli, bla bla bla. Eccolo qui. Cioè, è veramente fenomenale questo riso, cioè i chicchi sono così, è davvero buono, è valido, quindi ve lo consiglio, è della Scotti. Ci piace Scotti, ci piace. Poi ho finito questa barrettina Oatane Peanut Crunchy. Questo non lo so se già ve lo feci vedere, ma vi lascio comunque la foto con sempre tutti macro. Eccola qui. Non sono più disponibili sul sito, ci sono solo le confezioni grandi. E quindi aspettiamo che arrivano anche sul sito singolarmente. Comunque sono davvero molto molto buone. Poi andando avanti, rimanendo in tema pane, un giorno avevo finito il mio pane di Kamut dell'Eurospin, amo essere biologico, come sapete è il mio pane preferito, io lo amo, però l'avevo finito quel giorno e così io tenevo questi qua aperti che pure mia sorella la mattina mangia i toast. Ed è pane a 8 cereali e soia con avena, orzo, farro, frumento, mais, riso, segale e miglio senza olio di palma. Questo qui della Conad. Devo dire ottimo, davvero ottimo. Infatti è un buon sostituto a quello là, al pane di Kamut. Veramente mi è piaciuto tantissimo, quindi pollice in su anche per lui. No, a volte sembra una scemenza, però se si dà anche la possibilità a questi altri prodotti, comunque è tutto, cioè la tabella nutrizionale è top, e quindi ho detto vabbè sì, prendiamo un attimo, tanto non è che per cambiare in un giorno muoio, quindi e l'ho voluto prendere. Poi, madonna, mi è piaciuto tantissimo la Philadelphia yogurt con yogurt greco. Madonna mia, è proprio buona, eccola qui. Vabbè, pagato 1,60€ se vi può interessare. Comunque è davvero ottima, ha un po' di grasso in più, ma giusto un po' rispetto alla Philadelphia Active. Però, infatti, sto facendo, finisco la confezione di questa, apro quella Active, finisco la Active, prendo questa qui, perché davvero mi ci sono trovata bene, sa proprio di yogurt, poi è molto più morbido della Philadelphia. No, comunque io lo amo, quindi se vi capita prendetelo e assaggiatelo, perché è davvero buona. Poi... cioè, ma come si fa? Io più la guardo e più mi piange il cuore perché l'ho finita e sto finendo anche la seconda confezione. E questa qui è la Choco Butter Pure Whey Protein White Chocolate Choc
White choc e cookies, eccola qui di Prozis, è buonissima. Allora, non è vero che non c'è lo zucchero, è zucchero, non tanto zucchero, 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 però comunque c'è zucchero, non so perché dicono zero zucchero, ma non ha zero zucchero, cioè, se trovo la tabella ve la leggo. Allora, per 100 grammi, per 100 grammi ha 661 calorie, 39 grammi di grassi, poi carboidrati 34, sugar 2,3, protein 25, cioè comunque io tipo di questo 20 grammi, comunque lo zucchero c'è, è poco, però comunque lo zucchero c'è, non è tipo senza grassi, c'è zero proprio, che 0 grammi di grassi, cioè comunque ci sono un po' di zuccheri, però se è buona, cioè io l'ho comprata e l'ho rifinita, quindi cioè, almeno questa la mattina me la dovete concedere. Cioè, è proprio una chicca per iniziare la giornata. E devo dire che mi basta poco di questo. Io tutto l'arco della giornata non ho voglia di dolce perché aspetto sempre la mattina per papparmi questo. E quindi proprio il pensiero dice: vabbè, ma tu domani mattina ti mangi quella chicca. Quindi, ah. No, comunque è un buon sostituto. Sta cascando tutto. Sta cascando tutto. Bene, bene, bene. Allora, ho finito questo fruit mix, mandorle, nocciole, nocciolette e anacardi. Eccolo qui, oh. Io questo qui lo compro all'Eurospin per 2 euro, 1,95 euro, 1,90 euro, però devo dire sono 150 grammi e mi piace, per chi mi segue su Instagram sa che io a scuola porto lo yogurt greco e, con questo qui, oh. Quindi io mi ci sta ancora qualcosa dentro? Quindi io mi ci sto trovando bene, sono molto comodi, veloci, quindi tutto a posto. Sono buoni, ve li consiglio. Non c'è niente di bocciato. Poi, rimanendo in tema pane, ho finito questo pane di segale della Tremolini. Eccolo qui. Se state cercando un buon pane di segale, ve lo consiglio. Io questo qui lo utilizzavo la mattina, tipo prima di iniziare a portare lo yogurt, con tipo due fettine di questo con la Philadelphia. Buonissimo. E quindi anche questo qui ve lo consiglio. No, devo dire che io con l'Eurospin mi ci trovo bene, infatti vi devo portare un altro mega svuota la spesa Eurospin perché è da una vita che non le faccio, cioè sono mesi, neanche il mese di dicembre l'ho fatto, se l'ho fatto è stato proprio breve, quindi urge spesa, spesa, spesa e rifornimento. Poi sempre all'Eurospin potete trovare della Dolciando questi biscotti digestivi, no, digestive più fashion blogger. Eccoli qui, oh. E questi qui, oh, io devo dire che sono buoni. Tipo, io l'ho aperti non so quanti mesi fa, e ma se non mi sbaglio, altri due ne tengo ancora. Però è davvero buono. Io mi piace ogni tanto nel porridge, quel gusto in più. Poi sanno un po' di liquirizia, quindi cioè, è buono, non è male. Poi rispetto a tutti gli altri biscotti, che sono molto più cicciosi alcuni, no, questo qui è buono, quindi ve li consiglio un po' così quando viene la voglia di dolce, uno di questo, perché sono un po', sono, cioè, si sente tipo lo zucchero, ma non sono tanto zuccherosi, però si sente pure questo retrogusto di liquirizia, sì, mi sto incartando, solo io non starete avendo una mazza, ma comunque tutto questo per dire che ve li promuovo, soprattutto quando avete voglia di dolce, ma non volete sgarrare, vi basta uno di questo, e appagate il vostro appetito di dolce. Sì, io sono molto golosa di dolce. Io tra dolce e salato vado per il dolce. Ci posso fare niente. Ah, poi. Sto finendo anche la seconda confezione. Quindi vedete nel prossimo. Come si dice? Nel prossimo prodotti finiti di febbraio. Che quindi sarà pure a breve. Quindi chissà quanta roba avrò. Comunque, ho finito questo peanut butter della Prozis. Questo qui è lo smoothie, non è quello crunchy smoothie. Eccolo qui, io questo qui lo amo, veramente lo amo, è un chilo, cioè è fenomenale, adoro, adoro, adoro. Prozis, che? Prozis ha davvero tanti burro d'arachidi, al cioccolato, alla cannella, al cocco, whey, con l'uvetta.
veramente tanti tanti tanti, ma questo qui, il classico, è stupendo, cioè è una cosa eccezionale, quindi ve li consiglio, non c'è nessun bocciato. Allora, un altro biscottone enorme della famiglia Lenelloris Cookies Double Chocolate. Questo qui l'ho preso davvero da tantissimi mesi. Allora, questo qui è da 113 grammi. Allora, anche questo vi lascio la foto e tutto. Allora, sono buoni quando a volte si vuole, tipo sempre il fatto di qualcosa di dolce, di qualcosa tipo la sera. Io di solito quando la mattina, tipo pure prima, non facevo questa colazione, ma facevo una semplice colazione, la sera avevo voglia di dolce. E quindi questi sono una valida alternativa. Però questo qui dopo un po' mi disgusta. Cioè, nel senso che soprattutto questo era molto più buono, però teneva qualcosa che alla fine diceva, però è buono. Infatti penso che gli ho dato un 9, un 8, mi ricordo, però è buono, ma se lo devo riacquistare questo qui, no. Cioè, allora aspettate, di solito, allora, se devo riacquistare, ho provato questo cannella burro d'arachidi e questo qui, ho quello burro d'arachidi, non lo riacquisterò più, però secondo me tra tutti riacquisterò questo qui, ho e forse anche quello alla cannella, perché quello mi è piaciuto. Poi dividendolo a metà, secondo me non disgusta. Io ho avuto molto cicciotto, quindi ho mangiato tutto, quindi forse per questo non lo dite a nessuno. Poi ho finito queste qui, Extreme Whey 100% Whey Protein, 71% di proteine, 23% di BCAA. Comunque io con queste qui mi sono trovata davvero bene bene bene. Infatti più là le vorrei riacquistare. Costicchiano un po', però sono davvero buone buone buone. Queste qui ho gusto cioccolato. Poi un'altra chicca sempre di Prozis che a me è piaciuta tantissimo è questo Zero Milk Chocolate ai cereali. Cioè questo qui è qualcosa di eccezionale. In due tre ordini fa ho preso proprio la barretta grande. Non la sto aprendo perché altrimenti sono la fine che gli faccio fare. Eccola qui, oh. Questa qui c'ha i pezzi proprio di cereali, video, quello là di Natale, ma vi feci vedere un pacco che mi avevano regalato i miei zii, avevano regalato i miei zii a mia mamma. E c'era all'interno questo cioccolato della Besana, che non so se la Besana, non mi sono informata se c'è pure uno shop online, però questo qui, barretta al cioccolato fondente, era davvero qualcosa di squisito, era davvero buono, cioè adoro. Quindi questo qui è approvatissimo. Veramente tutto quello che vi sto facendo è approvato, tranne questo che è un neo. Allora, mo ve ne parlo proprio in questo video. Questo qui è Prozis Oatmeal più Whey Protein Chocolate Chip. Allora, questa è una semplice farina d'avena, però io ultimamente con le farine di Prozis, soprattutto queste qui, non mi ci sto trovando bene perché i pancake assumono un sapore un po' strano. Cioè, devo dire che quando preparo il pancake con questa farina qui, non mi viene tanta voglia di mangiarmelo, cioè, sono sincera, proprio mi viene quella cosa all'interno, dici no, non sarà buono, proprio il sapore non mi sta più piacendo, non lo so. Pure il pancake all'interno rimane tipo bagnato, come se non si cuoce bene. Se faccio i pancake piccoli, ok, però ultimamente anche i pancake piccoli mi stanno piacendo con questa farina. Io perché mi sto abituando al gusto, quella là della Max Protein, ma io veramente con quella mi ci trovo davvero bene, veramente veramente bene. Infatti ho riacquistato anche in tanti haul passati di Prozis, perciò se voi volete riguardateveli oppure guardatevi quei video se qualcuno è interessato. E comunque mi sto trovando bene con quelle. Infatti ho preso anche il gusto Red Velvet, però io questo qui se le devo riacquistare non le riacquisterò più perché non lo so, non mi stanno più ispirando tanto, infatti non le sto più acquistando perché è inutile, è uno spreco di soldi per me, oh. E quindi questo è. E quindi concludiamo questo video con Prozis, come sempre. Io Prozis, dopo questo, vabbè, può capitare che un prodotto non mi piace, però io Prozis è un sito che non cambierei con nessuno al mondo.
Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se breve ma molto conciso, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!